a mobile rock, fly and stable. Cadere tra le braccia tue, pensavo fosse utile, invece mi hai rubato l'anima, prosciugando la mia dignità. Non ti è bastato spingermi tra l'oblio delle tue gambe. Ti è bastato farmi credere che potevi darmi pace. E ora che non ci sei più, riesco finalmente a respirare. Attraversa, ma anche se gli sguardi restano, le distanze non si accorciano. Ed ora che non sei più qui, ritorno finalmente a respirare. Album fresco d'uscita, 8 tracce. Sì, 8 tracce. Questa però non è una delle tracce dell'album. Questo è un pezzo che poi diciamo faremo uscire nel prossimo album, l'anno prossimo, che sarà il nostro ultimo album. Abbiamo già scelto. Che poi sono quelle cose che si dicono e non si materializzano. Esatto, che poi non si materializzano mai. Una cosa comicissima succede. No, che poi proprio stamattina ho letto una bellissima recensione su Rock It che riguardava proprio il vostro nuovo disco. Grazie a Dio ci hanno trattato bene. No, siamo felici di questa cosa, anche Rock It è stata importante. No, ma il disco è andato bene, cioè noi a parte abbiamo venduto quasi tutte le copie, non abbiamo fatto molte onestamente, però diciamo la cosa più importante è che a parte Rock It anche altre webzine, altre fanzine si sono accorte di noi, ci hanno chiamato in questo periodo di lockdown, abbiamo fatto una serie di interviste che insomma hanno reso possibile pubblicizzare questo album, diciamo. Comunque è vero che oggi qua c'è due quarti infatti salutiamo Vincenzo e Giovanni che non sono presenti, saluto anche io, però sono presenti come nello spirito, sempre nello spirito rock, è proprio questo, no, il senso d'appartenenza. No, la questione è che noi fondamentalmente siamo una band rock, capito? Abbiamo distorsioni, batteria che picchia, visto che qua in questa camera dovevamo fare una cosa anche più cruda, se vogliamo, rifacendomi al titolo dell'album,
abbiamo pensato, vabbè, andiamo noi due, insomma, anche perché in quattro qua mi sa che eravamo pure un po'... Ci saremmo organizzati, ci saremmo in qualche modo, sembra uno in braccio una parte. È rock and roll anche questo. Esatto, no, dicevo comunque, tornando a prima, il fatto che voi siete immersi nella scena underground da tanti anni, sì. Quindi comunque il, diciamo, il biglietto da visita era già... No, ma noi considera che noi tutti, anche gli altri componenti, hanno fatto parte di altri gruppi, per esempio gli altri due stavano nei LEF, poi vabbè, lui ha suonato con gli Alibia tanti anni, io stavo con i Flappers, poi ci siamo... È stata pure una cosa casuale, anche il nostro disco è stato un caso, cioè nel senso noi andammo a registrare da Lucio a Uccello, Luma Studio, che tu conosci bene, con lo spirito di facciamo una registrazione, vediamo che esce, se esce qualcosa di buono lo mettiamo su YouTube. Alla fine poi Lucio ci ha fatto questa proposta che non abbiamo potuto rifiutare, uno perché lui ci ha messo tutto il suo entusiasmo, anzi la cosa bella è che era più entusiasta lui che noi, infatti. E niente, poi alla fine, alla veneranda età di 50 e passa anni, abbiamo deciso di fare questo disco. Vabbè, a noi è piaciuto, noi siamo molto felici di quello che ne è uscito. Ma comunque la matrice, ne abbiamo parlato, però comunque consolidare, questo è anche sintomatico, infatti, di un'esperienza alle spalle. Assolutamente. Con una, si strizza l'occhio comunque alla canzone d'autore. Guarda, perché i testi, è vero questo, i testi sì. In effetti non sono usciti. Io, la cosa che più di tutti, più di tutto mi è piaciuto della recensione di Rocket è stato proprio questo. Io non ricordo il nome della giornalista, mi ha definito un cantautore. Io sono lusingato di questa cosa, perché in realtà il tentativo è quello, sai, quando si fa, mo Nicola lo sai meglio di me, no? Tu sei uno che suona da anni, sei sulla scena, diciamo, underground da forse come anche ti... da prima. comunque sai meglio di me che quando poi, diciamo, strumentalizzi parecchio, nel senso non di strumentalizzare, ma di usare un certo tipo di strumenti, quando tu picchi un po' di più sui suoni, magari il testo passa in secondo piano. Il fatto che lei abbia messo l'accento sulle cose che, perché poi là dentro c'è la mia vita fondamentalmente, questa cosa qua mi ha reso abbastanza felice. No, no, va bene. Poi tra l'altro prima poc'anzi mi parlavate del concerto che avete fatto, sì, con sì, perché... l'emozione di guardare persone, di sì, guardare infatti, persone che cantavano le canzoni. Esatto, no, a parte questo che è una cosa bellissima, mi è capitato già in passato con altri progetti, però è sempre una cosa, un'emozione nuova. A parte questo, io ho notato proprio, come dire, una voglia di musica dovuta magari anche a questo lockdown. All'astinenza. Esatto, al fatto che per due mesi non c'era niente. Noi avevamo un sacco di gente che è venuta a sto concerto. Infatti la ragazza del bar che aveva organizzato questa cosa, per quanto aveva uno spazio abbastanza grande, si è trovata anche impreparata, perché forse lei non pensava di essere venuta. E questo è stato bello, a parte un pubblico attento, poi ho letto negli occhi della gente la voglia di suonare, di fare musica, di mettersi di nuovo in gioco anche sotto. Guarda, allora devo chiedertelo prima di ascoltare un altro brano, che alla fine questo è il motivo per cui siamo qui, non soltanto per parlare. In che stato versa la musica? Perché tu mi hai detto, vedi, l'attenzione, la voglia della gente di assistere a concerti. Io... Come siamo messi? Vabbè, diciamo che per chi fa il nostro genere, cioè chi lavora nell'ambito underground, diciamo, per chi non è mainstream, non è che siamo messi proprio bene. Però, devo essere onesto, secondo me, paradossalmente, questo periodo di chiusura che abbiamo avuto, questa quarantena, è come se avesse scatenato una voglia nuova. Io ho visto, per esempio, sul web, ho visto un sacco di artisti che hanno pubblicato cose, hanno messo cose, hanno fatto live acustici, live a casa. Questa è una cosa bellissima e c'è stata una rinascita della musica. Con questo non voglio dire che mo le cose cambieranno da un giorno all'altro, io me lo auguro, però diciamo che sono anche un poco scettico, perché poi dopo tanti anni che lavori e suoni nell'underground, sai, la fai la strizzatina d'occhio al mainstream, però ti rendi conto pure che è un attimino difficile. Detto questo, però, io, diciamo, voglio essere ottimista. Sì, siamo decisamente ottimisti. Decisamente ottimisti. Baci senza
sapore. Siamo solo romantici, sadici ormai. Il dolore ti schianta al suolo, plasma l'anima e resta il rancore. Non più lacrimi, brividi, accusando il dolore reciproco. Si dissolve l'idea di te, trascinando via ogni certezza. Elabora e libera ogni immagine di te in me, venere dal cuore di pietra. Le certezze andate ormai perse, ora dai solo lacrime, come mattine baci il mio cuore. Si dissolve l'idea di te, trascinando via ogni certezza. Elabora e libera. Venere dal cuore di pietra. Canzoni nascono un po' come quella canzone di Vasco, no? Che dice: le mie canzoni nascono da solo, vengono fuori. Cioè, anche se queste sono parole di Califano, sono parole di Califano. È un po' così, capito? Nascono per caso e nascono all'insieme della semplicità, o davanti a un pianoforte o davanti a una chitarra. Molte canzoni nostre nascono pure che io, purtroppo, ahimè, io non so suonare. Mi metto col telefonino e faccio la batteria, tipo la batteria deve fare. Ma è bellissima sta cosa. Faccio sta cosa e poi le mando a loro. Ma poi neanche a farla apposta, questa piccola rubrica si chiama Mobile Rock. Si approfitta comunque dei mezzi che il contemporaneo ci offre. Infatti, sì. Di necessità. Una volta lo facevamo con, ti ricordi, c'erano le cassettine, quelle, cioè, che si mettevano nel Walkman. Player Record. Che cosa meravigliosa. Ma tanto è vero, qua pure che siamo in uno studio di registrazione, ci piace registrare con i microfoni, sì, delle fotocamere. Ti dico un'altra cosa, c'è un live bellissimo dei Talking Heads, dove lui inizia il live con una chitarra acustica, uno stereo di quelli di una volta con la cassettina, e c'è un loop di batteria in quella cassettina, e lui che ci suona sopra chitarra e loop, e poi da lì si evolve tutto il concerto. Ecco, quello è proprio il simbolo degli anni 80. Gli anni 80 hanno cioè il violone, la cassetta e la chitarra acustica. Secondo me in quel momento, nell'inizio di quel concerto dei Talking Heads, ci sono tutti gli anni 80, secondo me. Come uno strappo al cuore, sei essenza,
grazie davvero a voi. E poi come ci vediamo il 15 agosto all'Arena del Mare, certo, all'Arena del Mare, quella festa di Luma Studio, questa, in quell'occasione il full band. Noi ci vediamo alla prossima. Oh yes, ciao.